Allora, siamo qui oggi con Stefano Volpe per parlare di public speaking, nel settore arte e cultura, ovviamente. Quanto è importante, questo argomento nel lavoro che facciamo, perché è un lavoro all'interno del quale ci si trova spesso a parlare davanti a un pubblico, conferenze stampa, presentazioni di mostre, visite guidate all'interno delle mostre, quindi c'è sempre, soprattutto da parte dei curatori, dei critici, questo rapporto continuo col pubblico e spesso si sottovaluta di quanto è importante il parlare in una certa maniera piuttosto che come viene. Quindi cominciamo un po' ad entrarci in questo momento. Prima scopriamo chi è Stefano Volpe, che cosa fa, chi è, da dove viene e che cosa c'entra con questa parolina public speaking. Allora, io nasco regista e attore. Ho sempre avuto, diciamo, proprio partendo dall'arte, un grande interesse per l'elemento voce, ma fin da quando ero adolescente. Mi ricordo che proprio i miei regali di Natale, quando avevo 11-12 anni, erano le famose musicassette, no? Le cassette dove incidevo, poi non so con quale piacere o dispiacere per chi riceveva sto regalo, delle poesie non mie, ma di grandi poeti, che mi divertivo più che a recitare proprio a dire, perché poi ritornerò dopo questo, fra il dire e il recitare, in maniera tale da trasmettere la mia emozione verso la persona alla quale facevo questo regalo, attraverso sì l'opera di un altro, ma attraverso l'emozione che viene trasmessa dalla voce. E proprio da quel ragazzo lì fino ad arrivare a quasi l'età di 56 anni, ho sempre fatto con vari passaggi, quindi dall'arte, quindi regista, attore, a quella di formatore di coaching attraverso un'altra tipologia di formazione, creando un brand, proprio una nicchia, proprio sul vocal coaching, che non è quello di Maria De Filippi, ovviamente, Per ma carità. come. Ma come un esperto vocale, che è bruttissimo dirlo così, ma un coach vocale, cioè la voce come attivatore, come quel ragazzo che appunto faceva quel regalo in maniera da dare un'emozione attraverso l'ascolto, nonostante le varie impurità della mia voce, i difetti, eccetera, eccetera, perché già la voce di per sé stessa, a prescindere dal contenuto, a prescindere dagli elementi del linguaggio, è apportatrice di vibrazioni, Certo. di emozioni, no? Proprio il concetto di vibrazione legato al suono, di qualcosa che cambia la realtà, l'emozione e anticipa, prepara il contenuto che a sua volta è strutturato attraverso il linguaggio. Da qui anche un mio brand che è MySchema, su degli elementi del linguaggio che è proprio MySchema, il mio schema, quindi non è uno schema archetipico. Ma che ci si arriva in una seconda fase, quando uno scopre consapevolmente la propria voce, che non è un livello estetico solo di dizione fonetica, scansione, come ce n'è a iosa sia in rete che dappertutto, ma è proprio quale suono sono io che sentono gli altri. E già di per sé trasmetto qualcosa che non riesco a dissimulare o a simulare. Certo. Quello arriva ed è quello il segreto poi degli oratori di successo, delle persone che hanno quando io dico di successo, che riescono ad arrivare immediatamente da emozionare nel momento stesso in cui Cioè, parlano. quindi la consapevolezza. Quindi è una coscienza, perché adesso consapevolezza è un termine molto Sì, è vero, è abusato. vero. Preferisco dire una cosa un po' più bassa, la coscienza del proprio suono, che non vuol dire essere tromboni come si dicevano dei vecchi attori di teatro di una volta, no? Quelli che si beavano, che si ascoltavano, ah, che bella voce che ho, ma di una voce che ci rappresenti, ovvero ribaltare il famoso, come dire, giudizio che abbiamo quando ci risentiamo attraverso un media, attraverso una registrazione, per dire: ah, ma quello sono io, è proprio quello che gli altri sentono. Ah, adesso io capisco perché, ma io no, non mi piace Sì, che la assolutamente. reazione è più comune. La reazione più comune: due persone su tre proprio non si piacciono, proprio, anzi, negano Sì. l'evidenza. Ma io non sono così.
quella voce rappresenta la persona, qualsiasi età, uomo, donna. E quella persona, quindi l'ascoltatore percepisce a livello proprio di cervello rettile immediatamente chi ho davanti. È anche la maniera migliore per, come dire, scoprire i farlucconi, i truffatori, i manipolatori, allo stesso tempo invece dare valore ai cosiddetti profili magari che sembrano bassi. Ecco, io lavoro su questo, sull'immediata direzionalità e rappresentatività della voce, del sé. Attraverso, come direbbe Carmelo Bene, attraverso il significante, per dar maggior risalto al significato, e con questo allineamento completo arriviamo in maniera completa alle altre persone, quindi con autorevolezza, con piacere, mostrando noi stessi, senza avere paura, mostrando coraggio, e non beatificarsi di sé, bearsi di sé, ma semplicemente, signori, io sono questo. Perché la voce è anche il diagramma di tutta una vita trascorsa, nel bene, nel male. Riporta tutto a livello di trasmissione proprio di suoni nel cervello limbico, proprio nelle prime sensazioni. Quindi avere coscienza di questo porta a una piena comunicazione. Sì. Infatti, andiamo subito al sodo. Il problema principale che spesso si riscontra nel settore culturale è quello che a volte assistiamo a conferenze lunghe, brevi, quello che sia, ma a volte di una noia mortale, magari con contenuti Certo. interessantissimi, perché per carità, magari stiamo parlando di grandi artisti, di storie bellissime, però che non sanno coinvolgerti. Perché succede questo? Perché una conferenza stampa, una presentazione di un artista diventa noiosa? Perché è vista come un dover fare bene. Mentre invece il dover fare bene, che pure può essere comprensibile, uno ha la responsabilità di una conferenza e la vuole fare, proprio utilizzo questo termine per una ragione precisa, per ragioni che siano in maniera convenzionale, che risultino ben gradite da tutti, che siano politically correct, che siano ineccepibili, che sia il compitino bello fatto a casa. Per carità, la stragrande maggioranza di chi parla in televisione, degli oratori, segue questa linea di messa in sicurezza, ma la messa in sicurezza è una messa in insicurezza perché non porta nulla, non trasmette nulla, perché certo una persona che ascolta dire cioè, ci mancherebbe altro che mancassero i contenuti, ma tu questi contenuti, tu professore universitario che insegni, tu maestra di scuola elementare che insegni, dov'è la tua vita? Cioè quando tu hai appreso queste informazioni che tu poi stai esternando nella tal conferenza stampa, nella presentazione di un libro, dov'è il tuo essere rispetto a questa informazione? Cioè, che effetto hanno avuto in te? Trasmettimi quell'emozione, o meglio ancora, quella vibrazione che mi fa vibrare proprio il mio 70% d'acqua e mi fa emozionare, proprio da emotion, da emozione, da muovere. Se no, è come se uno decidesse, ma vado al ristorante dove si mangia bene stasera, o mi vado a fare una bella flebo in ospedale, che tanto sono nutrito lo Sì. E stesso. Questa è la questo poi differenza. forse rientra un po', come ti devo dire, in tutto quel calderone che è la sottovalutazione della comunicazione, che è un problema abbastanza cogente nel nostro settore. Quindi, secondo te, perché uno si preoccupa più, giustamente, certo, di approfondire, di avere tante cose da dire, piuttosto del come dirle e del come farle arrivare? Per un retaggio italiano, no, che contano i contenuti, e il fatto del come dirlo è visto come una funzione, nella maggior parte dei casi, esclusivamente estetica, che però sembra che quasi vada ad eccepire sui contenuti. Certo, da un punto di vista etico è giusto, tant'è vero che io sono il primo a dire che ognuno è responsabile dei propri contenuti, ma il come dirlo è come per dire, cioè mi faccio il programma delle cose che devo dire, ma me le gusto. Tante volte, tu lo sai, nei miei corsi associo il parlare col gusto del cibo, con la masticazione, che non è solo un esercizio di scansione, ma
quando noi mangiamo un cibo, e ci piace da morire, in quel momento lì, se noi ci riprendessero, stiamo lì che stiamo mangiando da soli, non ci viene in mente di parlare neanche a nostro figlio o a nostra moglie. Ma non per egoismo, perché siamo immersi in questo piacere. Ecco, in Italia manca il piacere del parlare nel senso stretto del termine. Unisco all'informazione il mio piacere solamente anche solo di comunicarvi questa informazione che passa attraverso la mia vita, non attraverso un altro essere o un media, passa dalla mia vita. Quindi vi trasmetto questa emozione, quindi il come è proprio quella masticazione, quella ricchezza vocale, quella voce, quel suono che rappresenta quella vita, da cui quell'informazione. Ma oltre a questo, tra virgolette, problema, c'è anche una differenza, diciamo, alla base di tutto questo. Cioè, per esempio, arriva di più chi parla a braccio o arriva di più chi si prepara uno script o un testo che comunque poi bene o male recita a memoria o legge o... Allora, chi parla a braccio è quello che ha più coraggio. Ricordiamo tutti i silenzi di Craxi nel Parlamento, indipendentemente dalla coscienza politica, o i discorsi a braccio di Almirante, sempre stando nella politica, sempre lasciando da parte il destra e sinistra, o di Fini, ultimo. Cioè, l'andare a braccio è un'arte. Cioè, tutti, se volendo, possiamo imparare la lezioncina da Certo. soli, ci ripetiamo i punti e ripetiamo, ripetiamo. Siccome siamo mediamente intelligenti, ci arriviamo. Però riporta una cosa che, allora, cosa trasmetto io nell'esposizione programmata per punti? Sicuramente una grande precisione, perché tutta studiata a tavolino, so che funziona, sto dentro i tempi, recito bene, perché recito nel senso dico bene delle cose che mi sono preparato prima, quindi sono sicuro che da un punto di vista informativo sono corretto e funziono. Peccato che manca completamente la parte emozionale. E la parte a braccio, allora per dire, chi va a braccio va a caso, si butta, si affida al fato, o la va, lo spacca, Improvvisa. improvvisa ma nel senso deteriore del termine, cioè diventa approssimativo. E invece chi va a braccio è perché ha già talmente le idee chiare, come se avesse una sorta di mappa mentale che segue, ma come dire, l'arricchisce, la rende più sapida con il proprio pensiero in diretta. Cioè nel senso che lui, mentre sta seguendo sicuramente una sua linea, questo è indiscusso, ma proprio seguendo questa linea la riesce in diretta ad arricchire, a rendere piacevole, a renderla vera, cioè oltre quella perfezione c'è anche il piacere dell'imperfezione. Quindi si può dire che quando uno parla a braccio è talmente dentro, è talmente padrone di quello che dice, che non ha bisogno di prepararsi prima, perché è esattamente la sua vita, quindi racconta la sua vita informando. Quindi per raggiungere questo, torniamo al discorso della consapevolezza o della coscienza, come dicevi tu prima, devi fare il contenuto, devi fare in modo che diventi parte di te, che sia Sì. dentro di te, in modo da poterlo in qualsiasi momento Sì, comunicare in maniera emozionante. devi fare in modo, nel senso che se diventa uno sforzo e ancora una ricerca, come dire, è una ricerca che ha un sapore tecnico, cioè uno ricerca, ma si vede che sta non barando, però sta cercando di lavorarci. Invece il parlare a braccio con arte sono proprio quelli che sono esattamente nello stesso momento in cui collegano il cervello alla parola, al contenuto, e lo fanno passare quasi, anche se uso un termine potente, attraverso la loro anima, senza alcun timore, ma anzi col piacere di condividerlo con una qualsivoglia platea, senza avere, come dire, nessun tipo di timidezza nel mostrarsi per come si è informando, cioè
da un certo punto di vista mi butto, ma mi butto in sicurezza perché so che è il mare in cui voglio nuotare. Andare a braccio, proprio sintetizzando, per me vuol dire libertà, avere il coraggio di essere liberi, però allo stesso tempo essere responsabili di quello che uno sta dicendo. Ma secondo te si nasce con questa capacità o attraverso lo studio, attraverso la pratica si può anche raggiungere più o meno facilmente? Allora, una certa predisposizione certamente c'è, che appunto attiene, visto che era la tua prima domanda, al famoso public speaking, il parlare in pubblico, è un po' come l'arte del cucinare, del recitare, è un'arte il parlare. Parlare è un'arte vera, nel senso non è una messa in scena. Può essere certamente perfezionata, che se no, altrimenti io non avrei ragione di esistere, Certo. proprio perché aiuto le persone ad aiutare se stesse a tirare fuori il meglio di loro, che è il meglio per quello che danno loro ed è una caratteristica unica nell'esposizione. Sta solo scovarlo attraverso il lavoro, attraverso la conoscenza di sé, all'ascolto, perché adesso sono tutti con la parola ascolto. Sì. Però se tu ti ricordi, visto che anche tu hai seguito un percorso con me, il primo esercizio, quello dell'ascolto minimo, che credo ancora tuttora tu faccia, cioè è quello che ci permette di ascoltare, non in senso etico, i rumori più piccoli, da qualsiasi parte provengano, per dire ok, questo arriva da qui, questo arriva da là, averne coscienza, perché più è fine il nostro ascolto, più è raffinato la nostra ricchezza vocale, più siamo, come dire, sensibili, proprio come dei radar, ad ascoltare, e più siamo ricchi e potenti, e proprio ricchi di colori, di sfumature quando parliamo. Proprio è una questione veramente fisica, si può dire, non tanto tecnica, però è una questione di volerlo. Ma se tu con quella voce rappresenti e incorpori quelle cose che dici, ma ti rendi conto che tieni avvinte quelle persone che ti stanno ad ascoltare e dai un senso a loro delle loro 1 ora o 2 ore che sono venute ad ascoltarti? Ecco, e parlare a braccio, come dire, è un'arte che si raffina. Quanto fare un percorso del genere, approfondire questi argomenti, quanto può essere utile, oltre che nel lavoro, anche nella vita personale e quotidiana? Ti rispondo sinteticamente, a pensare meglio, a rapportarsi meglio proprio col mondo, non solo con gli altri, ma con le cose, con l'ambiente, assaporare in diretta il momento presente nel momento stesso in cui fluisce. Ma più si è presenti nel presente, e più questo ci aiuta a costruire gradino dopo gradino il futuro. Assolutamente. E quindi se uno lo vuole, come dicevi prima, che percorso deve fare? Quali sono i primi step, i primi passi che uno può fare per cominciare ad acquisire questa consapevolezza di sé e della propria voce? Allora, innanzitutto ricercare quella che io chiamo la propria matrice vocale, che va oltre la struttura del linguaggio, come dicevo, della dizione alla fonetica, quindi scoprire il suono attraverso che cosa? L'utilizzo del diaframma, perché tutti si fa un gran parlare del diaframma Che non si sa mai dov'è sto senza diaframma, che sapere cos'è, poi che dove. cos'è sto diaframma, dov'è, cos'è, come lo utilizzo, come lo attivo, come se Sì. fosse. Dov'è il bottone che accende il Dov'è? Perché siamo diaframma? abituati agli strumenti. Dov'è il tasto come di On/off. telefono? On/off. Anche la respirazione, no? Espirare, inspirare, certo, ma siamo tutti. Prendo un bel respiro, dice il medico, no? Adesso la tiri fuori tutto, oppure la respirazione yoga, che va altrettanto bene, ma per carità. È un insieme di ricerca raffinata nel primo percorso, proprio di capacità di ascolto, perché già questo sembra una cosa incredibile a dirsi, poi tu lo sai, anche perché non richiede una grande fatica se non quella di mettersi in gioco ed ascoltare. Cioè l'ascolto fatto in maniera metodica,
sempre quando uno va, ma per un famosi 5-10 minuti, che uno si pone ad ascoltare i suoni in un medesimo posto, in uno stesso momento, prenderne nota, un po' come faccio fare nei miei esercizi, farlo proprio come una sorta di, più che di disciplina di vita, come un'abitudine, tanto non costa nulla, non ci vuole nessuna iscrizione, nessun ambiente, nulla costa se non la nostra voglia di sacrificare Certo. qualcosina del nostro tempo e delegato anche l'ascolto, al respiro, trovare dopo il respiro attraverso degli esercizi di visualizzazione, proprio come vocal coaching, trovare il primo passo grosso, proprio la propria matrice vocale, parlare di sé senza faticarsi, perché la voce umana nasce, proprio ti ricordi la prima cosa che facevamo, per essere emessa 24 ore al giorno, esattamente come gli animali, senza alcun tipo di debolezza, di caduta di tono, di stanchezza, se uno la sa ben utilizzare. Quindi attraverso un percorso come quelli che propongo io, con vari step, in cui uno dovrebbe arrivare ad una fase di autogestione per proprio cercare di emozionare con la propria vita le emozioni, cioè le persone, volevo dire, attraverso i propri contenuti. Quello è il massimo. Facciamo un esempio noto a tutti nel mondo dell'arte. Sgarbi emoziona quando parla, per quando parla d'arte, perché poi lasciamo stare i suoi teatrini televisivi che niente hanno a che vedere. Parlo dello Sgarbi, quello Scriveva che sull'Espresso. scriveva sull'Espresso, che teneva quelle strisce, che parlava di un quadro, di un'opera. Ai tempi saranno passati 20 anni. Sgarbi emoziona, perché ha tutto questo carisma quando parla di arte? Allora, Sgarbi è un personaggio che io a volte lo ascolto e mi impento di me stesso perché mi rendo conto che sto perdendo tempo. Proprio quando sto per fare zapping, per dire, e vedo no, c'è di nuovo Sgarbi, no? Proprio magari in quel momento mi accorgo, proprio prima del riflesso di Pavlov che scatta sul tastino del telecomando. Ah, ma non è il solito Sgarbi, ma io non ho neanche ascoltato quello che sta dicendo, perché io sono abituato allo Sgarbi tecnicamente rissoso, perché paga Sì. molto essere rissosi, ed è un personaggio che lui Certo. tiene, però qualche volta anche in televisione non lo tiene sempre sotto controllo, si dimentica. E quando incomincia magari a parlare della sua Perché lì infanzia, recita, è certo, perché lì segue recita. un copione, Sì. ma quello gli chiedono. Certo. Perché se arrivasse lo Sgarbi magari vero, non fa più audience, non lo chiamerebbero più, gli sponsor non ci sarebbero più, mentre invece quando lui fa quelle tirate, quelle arrabbiature terrificanti, aumenta incredibilmente l'audience, perché poi noi siamo affamati come dei voyeur, no? Di cercare di andare a vedere la rissa, no? Come quando due litigano per strada e che si fa il capannello attorno, no? Per vedere se si menano, se spritza il sangue, no? C'è questa voglia Sì. di crudezza. Cioè, è lui che così ha costruito questo personaggio e gli deve dare, come dire, cibo, no? A questo Certo, deve personaggio. Però alimentarlo. il vero Sgarbi, a volte, quando a volte l'ho visto anche una volta per Bologna parlare per strada con una ragazza, facendo finta che a me non mi va di riconoscere questi personaggi e dargli modo di esaltare il loro narcisismo, riconoscendoli, andandoli a Lì salutare. narcisismo Mamma ce n'è. mia, a quintalate. Però parlava con questa ragazza e finalmente, senza cercare di sedurla, no? Perché noi conosciamo anche le. Sì. Come dire, no, le abilità o presunte tali di Sgarbi verso l'altro sesso, però finalmente parlava con un filo di voce perché mi era avvicinato. Mi ricordo, guardavo una vetrina, eravamo in via Galliera a Bologna, in pieno centro. Ho detto: voglio sentire Sgarbi quando parla, non al microfono, che quindi uno si aspetta quello. Era uno Sgarbi che parlava pensando a quello che diceva, bene, alla parola, guardando negli occhi, cercando, come per dire, non aveva più questa maschera, proprio maschera, tirata nel volto, questa zazzera, cioè proprio. E mi ricordo anche che aveva fatto appena un incidente, quindi aveva un braccio ingessato, era un po' mal ridotto, ma nonostante tutto esprimeva
umanità. Ecco, in quel momento lì, a bassa voce, non parlava d'arte, parlava con, mi ricordo, sta ragazzina, perché tipo avrà avuto terza media, avrà fatto la terza media, non di più. E quindi non era Belè Rodriguez, quindi non faceva parte del palinsesto televisivo. E lui per la prima volta si mostrava per quello che non avevo mai sentito, attraverso, non sentivo bene i loro discorsi, sentivo questa voce che, ecco, quella sì, mi parlava proprio di lui, dello Sgarbi che proprio studiava l'arte a fondo quando era ragazza a Ferrara. Mi trasmetteva anche quasi il senso di Ferrara, no? Che lui è ferrarese. E cosa che, vedi, è assolutamente irriconoscibile da quando gli dai un microfono in mano. Però è anche quello, bisogna dire, sì, adesso tutti sgarbi, sgarbi, ma è quello che diverte la gente. Ecco, questo sì. Questa qui del microfono è una cosa interessante. Quanto il microfono cambia la persona che deve parlare? Dipende dalla persona. Nei miei corsi, per cui insegno anche l'utilizzo sia del microfono come questo, sia quello ad archetto, quello sulla fronte, quello a gelato, che è quello più sensibile di tutti, oppure per gli speaker, quello in alto, super sensibile. Allora, il microfono cambia o, diciamo, modifica quello proprio che mostrerebbe già queste debolezze anche senza microfono. Quindi il microfono amplifica le insicurezze, mentre invece il microfono amplifica le sicurezze proprio quando uno apre i canali, come piace dire a me, si libera delle resistenze, del respiro corto, di questa presunta paura di sbagliare, ma sbagliare perché poi, cioè, uno sbaglia un chirurgo che gli muore un paziente, ma se uno sbaglia a parlare, Non cosa potrà succede mai succedere? Ecco, e questo è il bello, perché io posso pensare all'ingegnere, appunto, crolla il ponte, che è cronaca di questi giorni, e ecco, il chirurgo, ma uno che parla, aver paura di parlare, timore di che? Quindi il microfono, dici tu, aumenta le tue paure, se sei pauroso Bravissimo. amplifica la tua sicurezza, se sei una persona... Perfetto, ti dà proprio modo di amplificare tutti i tuoi lati positivi e allo stesso tempo tutti i tuoi lati, chiamiamoli, negativi, attinenti all'insicurezza, all'imbarazzo di parlare in pubblico, a parte gli errori di lessico, per dizione fonetica, per cui se uno mi parla in bolognese, tutti i difetti in bolognese vengono amplificati, vengono esasperati, ma questa è proprio una caratteristica del microfono. Quindi, ma questo può essere un punto di vista tecnico, estetico, ma amplificano per esempio tutte le pause, gli allungamenti delle vocali, i silenzi che sono sì di pensieri, ma sono pieni di suoni, vanno a trasmettere un mare di suoni che al pubblico che ascolta o che sente in radio, che indebolisce il personaggio. Quindi mi verrebbe voglia da dire: senti, ma io a volte dico ai miei allievi, speaker per esempio, parla al microfono come se tu fossi nella cucina di casa tua, parlassi alla tua famiglia, fregatene completamente. È quello che supera addirittura la radio. Il segreto dei talk show notturni americani che hanno le persone che creano dei grandi score di audience, e alle 2, le 3, le 4 di notte, quando c'è la notte che favorisce la comunicazione emotiva, Certo. e lo speaker proprio sembra che parli solo a te, ma lui non sa chi sta parlando. Parla, e qui proprio dico una cosa: più uno sa parlare bene con se stesso, e più uno sa parlare meglio agli altri, al pubblico, quando è proprio il segreto del public speaking. Ma io come parlo a me stesso? Non perché uno, chi parla da solo è un matto, no? Questo è il luogo comune. Il parlare a se stesso vuol dire conoscere se stessi, avere la voglia di conoscere gli altri, quindi portare la propria forza e energia a parlare e a condividere il proprio pensiero, le proprie emozioni con gli altri. Ecco, questo è. Il microfono in questo può solo aiutare. All'inizio ti senti matto quando sei lì da solo, per esempio io quando faccio i video che sono da solo davanti alla telecamera, non c'è nessuno, parlo io davanti a questa All'inizio. telecamera da solo, all'inizio ti senti
Ma dopo cosa sempre stupido. succede? Dopo, mano a mano, soprattutto se entri nell'ottica di star lì e pensare che stai parlando con qualcuno, sicuramente questa cosa la superi più velocemente. Però dopo, piano piano, acquisisci una tua, così, scioltezza, una tua naturalezza nel stare Tu davanti. pensi ai grandi speaker della radio, non vedono nessuno perché stanno in luoghi ridottissimi, e le persone sono affezionate a quella Sì, voce. vero. A quella voce, cioè al di là dei contenuti, se anche loro leggessero una cosa stampata per stare sul sicuro, cambi speaker, il contenuto rimane, quella trasmissione perde Ah, audience. guarda, io per esempio ero affezionatissimo a Marino Sinibaldi, che su Radio 3 per tanti anni ha condotto Fahrenheit. Quando è andato via Marino Sinibaldi, che io da un giorno all'altro mi sono trovato con un'altra voce, mi è crollato il Non mondo. sembrava più Mi quello. è non sembrava più quella trasmissione lì. Pure per carità, altrettanto bravo, altrettanto. Esatto, perché? Però. Perché proprio arriviamo a quello che sempre fa parte dei miei corsi, quando uno raggiunge la consapevolezza della voce, carisma, e porta al mondo la propria cifra stilistica. È una firma, è la Sì. firma come di un grande quadro. Per cui quella stessa trasmissione, una volta che non c'era lui, non era più la stessa, No. come la domenica sportiva senza Sandro Ciotti, Esatto, sì. con quella voce catarrale, cioè non è più lui, non è più quella domenica, o il 90° minuto senza Paolo Valenti. Cioè sembra un'altra cosa, è un'altra cosa, ma tutti andiamo al ricordo di quella voce guida. Quindi noi tutti possiamo essere voce guida, che è energia, il ricordo, fra l'altro, Gino, di un'energia, di un'emozione, sempre. Cioè, come una sorta di orecchio assoluto, che io dico a volte cuore assoluto, nel senso, quando abbiamo quell'emozione, anche dopo anni, ci ricrea in questo momento quell'emozione, il ricordarlo. Questo è il potere della voce. Allora, passiamo dallo speaker da solo la Sì. notte nella sua radio al curatore davanti a una sala di 200 persone che deve raccontare la sua mostra, che deve raccontare l'artista. Cosa cambia fra le due situazioni emotivamente? Cosa Allora, succede? ci sono due scelte, una tecnica teatrale della famosa quarta parete, ma questa attiene più alla recitazione classica. In verità, la cosa più bella è proprio quando a volte mi diverto di più, a volte tanto più è numerosa la platea, diciamo fino a 500 persone riesco anche a non volere il microfono. Certo, fosse un teatro a 2000 posti, il microfono ci vuole, perché se no uno dovrebbe alzare talmente il volume che andrebbe un po' a distorcere i toni. Però, diciamo, avere davanti, proprio per rispondere alla tua domanda, una platea in un certo senso, o avere un muro, come può avere uno speaker, o il buio, o una luce on air, alla fine, se uno è veramente se stesso, non sta a guardare le facce degli altri, l'espressione degli altri, o se quello si muove, o se digita sul cellulare, o se quello va al bagno, o se quello in ultima fila, che in ultima fila si mettono sempre quelli che, se non gli piace, si alzano e Essere non male, sì. disturbano, no? Quelli che non disturbano, disturbano sempre perché disturbano, però pensano che non disturbavano tutti via gobbi, e c'è tutto un brulicare in fondo, no? Ma guarda Cioè, alla fine caso, non si vogliono far vedere, ma sono quelli che li vedi di più. subito, Sì. il 90% della platea, a meno che uno proprio non faccia cose assurde, chiaramente, però rimane lì, no? Perché poi il pubblico ama che cosa? O l'estrema debolezza, che tu vai in confusione, non ti ricordi più niente, non lo so, quelle cose che, sai, c'è la voglia di vedere il gladiatore ferito come se Sì, la sì, cava, sì. un po' quel senso che ci è rimasto storico dell'arena dei gladiatori, no? Per vedere la persona in difficoltà che lotta. In effetti è un'arena, solo che lì i gladiatori lottavano e morivano. In questo caso non è che lotta, uno lotta con se stesso per cercare di infrangere, di aprire quella porta di... è che non c'è alcun senso avere timore di quella platea. E come tu sai, con la tecnica, adesso non spiego, se no poi prendo il monopolio dell'intervista, ti ricordi la famosa tecnica dei tre punti? Alla fine, quella platea, anche fosse di 50, dai 50 ai 500 persone, alla fine la devi
trasformare, come se tu fossi davanti al caminetto, avere quel coraggio lì, con massimo tre persone, anche come sguardi visivi, come mi insegnò il mio maestro Celi, il grande Adolfo Celi. Cioè, e quindi cosa si viene a verificare? Come il grande presidente Obama, se uno va a vedere su YouTube, no, quando faceva le presidenziali, sembrava che parlasse degli amici, ma era gente che non aveva mai visto. Avere quel coraggio della confidenza, della voce, proprio di vera, che non ha alcun tipo di imbarazzo verso una platea. È come per dire, è come se quella voce dicesse: io vi ringrazio di essere venuti qui, cerco di fare del mio meglio, vi trasmetto al meglio quello che so, raccontandovi anche la mia vita nel caso vi possa interessare. Quando uno è, diciamo, preso da questo pensiero, è come se fosse una sorta di timone, ecco, allora lì si diverte, esattamente come sto facendo io in questo Quindi in momento. qualche modo bisogna instaurare un rapporto confidenziale È un con la rapporto platea. invisibile, confidenziale, empatico, chimico, alchemico, di sguardi, di calore della voce, perché la voce ha una sua temperatura vocale, perché poi scende. Tanto più noi ci liberiamo di blocchi, tanto più andiamo verso il famoso diaframma. E allora a quel punto lì di nulla più abbiamo timore. Andiamo proprio avanti, ma non con aggressività, non c'entra nulla adesso lo Sgarbi di prima o i personaggi della televisione che devono seguire tutti un copione, Gino. Non nessuno, come diceva un noto critico televisivo, come si chiama? Quello famoso che scrive, adesso non mi ricordo, diceva: al massimo la televisione è verosimile, non è mai come la realtà. Mai, al massimo. Ecco, invece, come dicevi tu, avendo davanti una platea in carne ed ossa, viene sempre lì, che ti guarda anche perché loro se lo possono permettere, ma chi è questo qui? Mi devo fidare, no? Non è che uno è sotto esame, uno sostanzialmente vede, de decide in platea, ma ho fatto bene a venire qui o potevo stare con mia moglie a prendere un gelato, o stavo con i miei figli, che era meglio, o stavo con l'amante, che era ancora meglio. Cioè, e invece senti quest'uomo che ti parla e piano piano non sai perché, non sai per come, non fai più così che guardi l'orologio, non pensi più a quello che devi fare dopo, né a quello che hai fatto prima e ti abbandoni al flusso. Quindi la capacità di colui che è davanti a una platea è quella di creare il cosiddetto flusso di voce, suono, voce barra suono, emozioni, informazioni e tutto questo attraverso il proprio essere. Io vi dico, vi metto in mostra le mie debolezze, i miei punti di forza, questo sono. Quando uno ha questo coraggio, arriva immediatamente. Tornando invece adesso mi hai fatto venire in mente dei personaggi televisivi, prendiamo invece per esempio Philip Daverio. Sì. Che differenza c'è con Sgarbi? Chi è più efficace dei due? O se hanno delle efficacie differenti? Filippo Daverio, a me piace seguirlo perché ha questa sua grande gusto, proprio basta vedere anche come si veste, la cura che ha della propria immagine, che non è fine a se stesso, perché lui si veste così anche quando va in una conferenza stampa e anche se va in una trasmissione televisiva, quindi lui è. Stessa pettinatura, stesso modo di interloquire, di avere un proprio ritmo, di avere una propria scansione. E lui proprio mi trasmette sempre, inequivocabilmente, il piacere, cioè diventa arte il suo modo di parlare dell'arte, quello che manca a Sgarbi. Perché? Perché Sgarbi ne fa quasi una versione, come per dire, come se lui avesse scoperto il mondo. Io ho scoperto questo, sono il primo, quando aveva la famosa competizione con Federico Zeri o con Achille Bonito Oliva, che c'era questa forma di competizione come se fossero Pelé e Maradona. Invece mi piace Philippe Daverio perché è una figura quasi d'altri Vero. tempi, che io mi metto lì, l'ascolto e imparo senza fatica, perché lui è
quello che dice, e scommetto che se gli togliessero la telecamera e gli dicessi guarda, non abbiamo ripreso niente, lui non si fermerebbe, lui andrebbe avanti. Ecco, Filippo D'Averio è un grandissimo perché racconta l'arte con arte, perché il suo essere non può che essere così, per poter dire al meglio, proprio dire al pubblico, non recitare o fare una parte, per poter dire così vuol dire che proprio lui stesso è arte. Quindi se volessimo così trovare un modello nel mondo dell'arte in qualche modo da seguire se uno vuol cominciare ad avere un così, riferimento per imparare a, lui potrebbe Lui essere. potrebbe rappresentare un epigono proprio della correttezza formale, dell'essere arguto nell'arte, dire la propria, raccontare le cose come sono. Quindi questo mix che Filippo D'Averio sa fare con grande maestria e grande autorevolezza, ecco, quello può essere davvero un punto di riferimento, soprattutto per i critici più giovani che vogliono imparare, perché lui se ne infischia del mezzo televisivo. Dà priorità all'arte. Ecco, questo a me piace, come ci sono tanti registi teatrali che danno priorità a se stessi, al proprio narcisismo. È il narcisismo dà fastidio. Infatti questa è una cosa che ti volevo chiedere prima quando parlavamo di Sgarbi. Secondo te il narcisismo, un po' di narcisismo serve per parlare bene, gestito nella giusta maniera, contenuto, è quella cosa che ti dà un quid in più? È quella debolezza, quando io ti dicevo mostrando le proprie debolezze, è un po' come sai che in ogni torta se manca quel pizzico di qualcosa, è un pizzico di fronte a una montagna di roba, ma si sente che manca. Ecco, quel pizzichino che è proprio cum grano salis, che però non disturba, perché non è che si pretenda di essere perfetti. Un minimo, un pizzico di narcisismo può essere anche quella debolezza, per dire sì, anche lui è umano, però non disturba, è un elemento, come dire, affabulatorio, di fascino, magari un pelino eccessivo, ma che fa parte proprio di quella cifra stilistica, cioè consentitemi questo, non disturbo più, però fa piacere, è umano. Beh, sì. E adesso giusto per ritornare un po' di più al tuo Sì. No, lavoro e non per portare acqua al tuo mulino, ma proprio per no. parlare di Sì. quanto è importante la figura anche in questo, in questo lavoro, la figura del coach. Cioè, Sì. uno lo può fare anche senza o invece ha bisogno di un accompagnatore? Cioè, puoi raggiungere dei risultati anche così, Ma autonomamente, o allora ci essere accompagnati in questo percorso ti cambia qualcosa? diciamo, può essere una via di mezzo. Ovviamente ci sono dei talenti naturali che sono estremamente bravi, non hanno alcun bisogno di un accompagnatore. Può essere utile l'accompagnatore in una fase temporanea iniziale, in cui il coach, un po' come voglio fare io adesso, proprio senza portare l'acqua al mio mulino, ma allo stesso tempo senza creare dipendenze affettive, come ti dissi. In maniera tale di dare quei 7, 8, 10, 12 strumenti, in maniera tale che dopo tu, provando e riprovando con l'aiuto del coach, sei tu che ti diverti ad utilizzare questo nuovo cruscotto, diciamo, in maniera tale che prima giochi, poi come dire, ti metti in gioco, poi ti diverti, poi dici aspetta, ma sono io così, dopodiché diventi il coach di te stesso. Quindi l'aiuto di un professionista nel campo della comunicazione può essere molto valido nella fase di start-up, si può dire, in una fase non tipo psicologo che tu sai quando inizi, mai quando sai quando finisci, se non quando tu gli dici basta, non vengo più perché sono mica un bancomat che fa un prelievo settimanale. Invece, secondo me, ogni coach dovrebbe battezzare un inizio e una fine, perché il coachee, cioè colui che viene seguito, vede un traguardo. È una responsabilità del coach per dire, è certo, voglio dire, è come se uno all'università ci fosse una facoltà e durasse 25 anni, c'è un inizio e una fine.
Dopodiché la persona con la propria voglia, perché se no non inizierebbe neanche mai, quindi è chiaro che la voglia c'è, non è che prendo per strada io le persone e dico dai, vieni qua, dai, che... cioè una persona già ha interesse, certo, già ha voglia. Se tu gli dici guarda, qui c'è il traguardo dopo un certo numero di sessioni, e poi sarai capace di gestirti da solo, questa persona è ancora più invogliata, se no vede un viale senza fine, certo, un'autostrada senza indicazioni, si demoralizza. È chiaro che un coach, come uno psicologo, se dovessi pensare all'acqua al mio mulino, più lo tengo lì e più sono contento. Poi per un maestro è facile creare dipendenza. Diciamo appunto, così. E io non voglio, proprio, anzi, voglio proprio che la persona sia indipendente, perché non è giusto. Anzi, il primo dovere del coach è rendere le persone indipendenti, cioè aiutale per aiutarsi da sole, basta. Tutto il resto vuol dire strumentalizzare le persone, e questo sono contrario. Quindi nel cruscotto di cui ognuno si deve dotare per poi andare avanti da solo, che cosa c'è? Quali sono gli strumenti, le spie che si devono accendere, che uno deve tenere sotto controllo? Cosa c'è fra i comandi? Allora, conoscenza proprio del proprio sé, perché la voce è un attivatore. Io, quando io dico attivatore, spiego subito per chi ci ascolta, aiuta il nostro essere, indipendentemente dalla comunicazione, ad esprimersi al meglio di sé, cioè dando il meglio di noi per noi. Quindi, quando arriva il momento, adesso dico una banalità, che noi finalmente ci ascoltiamo per il registratore, dice, oh, adesso sì che mi riconosco. Ecco, qualcosa, quando c'è questo riconoscimento, la persona lo dice che ha già ottenuto, perché questo è il verbo magico, dei risultati. Quindi è un attivatore di processi di coaching, di crescita personale, di autostima della persona, di sicurezza. La voce crea proprio come attivatore degli autoprocessi dentro di noi, per cui questa insicurezza come blocco viene tolto. E via all'apertura dei canali. In questa apertura dei canali si libera la respirazione, la conoscenza dei nostri punti di emanazione vocale, voce di testa, voce di petto, voce di diaframma, la conoscenza dei canali di comunicazione, quindi che si legano più strettamente al coaching, quindi sono più un visivo, un uditivo, un cinestesico, senza adesso andare proprio nella spiegazione bene di questi tre canali di comunicazione, perché richiederebbero proprio una puntata a parte, oppure proprio quello che io dico, proprio della propria etica, perché tu lo sai, no? Quando c'era il filosofo francese che diceva di Henri Lévy, l'etica è un'ottica, che io l'ho coniugato, l'ho declinato, anzi, l'etica è una voce, perché si arriva a un punto tale che io, quando sento la voce di una qualsiasi persona che mi si presenta, anche se mi dice, è qui il campanello, è lei il vocal coach? Sì, sono io, ho già capito chi è. Ma non nel senso arrogante del termine. So già cosa aspettarmi, se è una persona dalla quale devo guardarmi e stare attento, o una persona alla quale invece mi devo dedicare. Quindi, come dicevi tu, questo cruscotto sostanzialmente attiene conoscenza del sé, respirazione, ascolto, fisiologia, canali di comunicazione, ritmo. Questo fa proprio parte del che il ritmo, la nostra vita è ritmo, sia in quello che pensiamo, anche il pensiero ha un ritmo, il camminare ha un ritmo, il parlare ha un ritmo, il mangiare ha un ritmo. Quando dici ma quanto mangi veloce, come mangia piano, siamo tutti colpiti dal ritmo, il ritmo di una partita di calcio, ma che palle, ma questa partita di calcio è infinita, perché il nostro cervello si abitua al ritmo, proprio nel senso, proprio nell'accezione più ampia del termine, e questo anche fa parte del famoso cruscotto. Ma questa cosa del ritmo è interessante. Torniamo al discorso della noia. Sì. Se uno è la lentezza che crea noia, o che rapporto c'è fra la lentezza e la mancanza di ritmo? Sono la stessa cosa? Sono due cose differenti? Sì, sono due cose differenti, perché noi siamo portati a dire ma guarda come parla veloce quello e guarda come parla lento. Abbiamo ragione ad avere questo tipo di impulso, di feedback, perché è come se noi dicessimo questa persona non ha ritmo. Quindi sia l'andare
troppo lento e sia l'andare troppo veloce, è una nostra interpretazione della mancanza di ritmo. Questo, in altre parole, per dire che il ritmo è la prima cosa fondamentale nella comunicazione, una volta che uno è arrivato a capire chi è se stesso, eccetera, eccetera, attraverso questi step di arrivo. Cioè, il ritmo è quella parte irrinunciabile in cui uno deve darsi un tempo. È come una gara. Un nuotatore che non ha ritmo, una gara all'Olimpiadi, tutto, se noi vediamo in tutte le nostre attività c'è un ritmo. Certo. Se noi perdiamo questo ritmo, come nella gestione delle ore del giorno, e dici, ma io adesso mi alzo, poi vado a lavorare quando mi va, boh, sono le 4, sai che ti dico, boh, oggi vediamo domani, va. Ecco, questa è la mancanza di Sì. ritmo, non fare assolutamente nulla, non ottenere nulla. E nel caso della comunicazione, parlare veloce o lento vuol dire mi perdo, non sono ascoltabile e non me ne rendo conto. Quindi quando io ho il ritmo, tutto al più si può dire, guarda che ritmo veloce, ma questa è un'accezione positiva. Cioè la persona riconosce che ha un ritmo veloce, ma capisco cosa dice, anzi vorrei avere quel ritmo veloce. Quindi io posso anche su di me, io notoriamente ho un ritmo volutamente scandito, perché mi piace assaporare la parola, visto che la insegno, ma non di meno posso assolutamente parlare in modo molto più veloce senza correre il rischio di poter farmi non capire, perché so benissimo quello che voglio dire, anche se adesso sto accelerando sempre di più quello che voglio dire, anche se sto andando contro la mia natura, però non mi sto mangiando le parole né sto allungando le vocali, ma però mi piace allo stesso tempo avere questo ritmo, perché è quello che insegna gli speaker radio, che devono avere questo ritmo qui, perché all'orecchio altrui lo speaker radio che va con la stessa velocità, con lo stesso ritmo di cui parla quando è fuori radio, sarebbe eccessiva lentezza. Per cui quando uno parla in radio per dare la parvenza di naturalezza, deve parlare in maniera con un ritmo estremamente acceso e veloce, incombente, per dare l'idea a quelli che ascoltano di parlare in maniera naturale, che è questa quando uno parla per strada. Ma se uno parla così in una radio e deve tenere svegli, Esatto. chiaramente è una voce da Rai 3 alle 3 di notte, mentre invece, sai, a mezzogiorno di mattina, a mezzogiorno o alle 2 del pomeriggio è difficile che tu vedi un presentatore che deve presentare dei concerti rock con questo ritmo. Quindi, come dire, ogni ritmo. E ognuno di noi può avere consapevolezza del proprio ritmo, cioè, in altre parole, Gino, la voce è un autentico spettacolo. E quindi per concludere, se uno parla d'arte, come deve parlare? Guarda, è come io a volte, siccome c'è un gran proliferare in televisione delle trasmissioni di gastronomia, Sì, anche anche troppo, troppo, ormai sì. troppo, troppo. Però fra questa offerta abnorme di gastronomia c'è qualche chef adesso senza dire chi, per non fargli pubblicità che non hanno bisogno, che pochi, pochissimi, guarda caso sono i più giovani, di quelli che veramente magari non hanno notorietà, ma cioè non sono da Michelin, 3 stelle, 4 stelle e così via. Ma riescono con unendo, proprio utilizzo proprio e poi vengo all'arte, l'abilità del fare, proprio del cibo, del lavorare il cibo, unito alla parola. Cioè, prima vi dico cosa faccio, poi lo faccio, come se le mani fossero interpreti di quel modo di parlare che le mani stanno preparando quel cibo di cui sta parlando lo chef giovane, con quel piacere. Come se anteponesse non il proprio narcisismo, ma la bontà di quel piatto e il non veder l'ora di fare, il piacere di farlo e di condividere quel piatto con chi l'ascolta, quasi facendo assaporare, visto che si parla di cibo, alla persona quell'alimento, quel cibo, quella spezia, quel cibo particolare senza averlo mangiato. Al contempo, l'arte, soprattutto anche se siamo in una conferenza stampa, no? Quando una persona mi fa vedere un quadro senza averlo davanti a me, no? Cioè, io per esempio non ho mai sopportato quando c'era la filodiffusione, non c'è mai, non so se c'è ancora, che
Quando c'era musica classica, c'erano gli speaker che ti parlavano per 20 minuti del pezzo che ascoltavi, non ci capivi una mazza perché dovevi avere una laurea in musicologia. Bellissimo, però rimanevi come un analfabeta. Dici, bello. No, poi chiamiamo, ecco, il direttore del conservatorio e parla, sì, ma fammelo sentire. Ecco, e sentiva, ecco, in quel caso lì, se per esempio lo speaker della filodiffusione avesse detto quattro parole, no? E mi avesse detto proprio quattro cose di quel pezzo, proprio che arrivassero a tutti, mi davano già modo di anticipare, ecco, finalmente, sai che aveva proprio ragione quello speaker, è proprio così. Ecco. Allora, parlare d'arte, avere la capacità di trasmettere i lineamenti essenziali della cosa artistica di cui si sta parlando, fosse un quadro, una rappresentazione, un balletto, una qualsiasi cosa in cui è espressa l'arte, in maniera tale che tu fai quel lavoro di filtro, tu critico, tu che sei un esperto d'arte, fai quel lavoro di filtro di te stesso con la tua consapevolezza. Me lo lavori, me lo elabori e me ne viene fuori con un codice che io, che nulla so e sono un analfabeta artistico, mi aiuti in questo, se no mi metti solo di fronte la tua grande cultura con la mia non conoscenza. Allora vabbè, io ti posso parlare di voce all'infinito, così vediamo chi è più forte. Ma voglio dire, alla fine l'arte. Parlare d'arte è una seduzione, parlare di cibo è una seduzione, parlare di letteratura, di teatro è una seduzione. L'artista, l'esperto d'arte, farsi riconoscere immediatamente, anche nel silenzio, quando parla di quella cosa. Saper giostrare il silenzio e alla fine dire quelle parole giuste, quelle parole che sappiano trasmettere, per esempio, l'emozione di un quadro. Parlare d'arte è avere quella capacità di parlare al pubblico, regalandogli quella modalità di andare oltre al guardare, al vedere il quadro, anzi, il guardare in profondità quel quadro, quell'opera d'arte, per emozionarsi e scoprire sempre orizzonti nuovi. Quindi possiamo concludere che parlare d'arte è accompagnare le persone oltre l'opera d'arte. Esattamente, proprio oltre l'opera d'arte. Beh, insomma, quale conclusione più bella di Bello. questa? Allora, ringraziamo Stefano Volpe che ci ha accompagnato in Grazie, Gino. questo viaggio. Troverete nei commenti, nelle descrizioni del video, se volete approfondire o contattarlo, i riferimenti del suo sito. Adesso metteremo tutto. E noi ci vediamo la prossima volta e magari più avanti continueremo a fare queste chiacchierate anche con Stefano. Con altre pillole, grazie a te, Gino, della verità di questa Grazie conversazione. Spero che a sia arrivata anche a chi ci te. ascolta. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao a tutti.